Ce la facciamo sicuramente. Buongiorno a tutti. Sì, come diceva il collega Pascarella, in realtà questo gruppo di lavoro si è trovato, diciamo, ad operare un po' in corsa, diciamo, inserendosi in un filone di attività che era stato già avviato da un precedente, gruppo di lavoro. Infatti, già negli anni precedenti, all'inizio alla costituzione del gruppo di lavoro i cui risultati presentiamo oggi, quindi tra il 2013 e il 2014, l'esigenza di avere a livello di sistema delle agenzie dei criteri e delle modalità condivise nei processi di validazione dei dati prodotti dai laboratori terzi nelle fasi di caratterizzazione e bonifica, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale, era stata particolarmente sentita e ritenuta, per la quale ci voleva un certo approfondimento. E per questo motivo venne costituito un gruppo di lavoro denominato appunto validazione dei dati dei siti contaminati nell'ambito della rete dei referenti qualità e accreditamenti GIV D1 linea 8, che nel dicembre 2014, dopo un lavoro abbastanza approfondito e dettagliato, esitò appunto questo documento che venne positivamente apprezzato dal Consiglio federale delle agenzie. A questo gruppo di lavoro partecipavano in maniera più attiva queste agenzie che vedete riportate in questo elenco: ARPA Emilia, Liguria, Lombardia, Sicilia e ARPA Veneto. Nelle premesse, nella parte finale delle premesse di questa linea guida, però, viene fornita la chiave di lettura della cornice, dei limiti entro cui questa linea guida, il gruppo di lavoro si era mosso per l'elaborazione di questa linea guida. Infatti, testualmente è riportato che la linea guida del 2014 è limitata all'esclusiva trattazione degli aspetti puramente analitici, e io ho messo tra parentesi, in senso proprio di elaborazione statistica, essendo le altre attività previste, quali i piani e procedure di campionamento e caratterizzazione, di diretta competenza delle direzioni tecniche delle agenzie da trattare nel comitato tecnico permanente. In sostanza, già lo stesso gruppo di lavoro nell'esitare il proprio documento, ma poi tutto il sistema nel valutarlo, pur avendolo apprezzato positivamente, riconosceva in questo documento una validità limitata alla parte di analisi statistica per il confronto dei dati, e che purtroppo non riusciva a risolvere tutta una serie di problemi legati invece alla produzione del dato, quindi alla parte che veniva a monte prima della fase di confronto e quindi di valutazione per la validazione di questi dati, che introducono appunto in tutto il processo incertezze notevoli, per cui alla fine le linee guida potevano risultare non sufficienti a garantire il processo di validazione. Per questo motivo venne dato appunto mandato al gruppo di lavoro 9 di realizzare una procedura per la validazione dei dati analitici, con riferimento appunto alle attività da parte degli enti di controllo, relativamente alle attività di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati, con particolare riferimento a quelli di interesse nazionale. Pertanto, nel gennaio del 2015 il gruppo formalmente si costituisce, un gruppo molto nutrito, perché in realtà all'inizio erano 15 le agenzie più l'istituto a partecipare a questo gruppo di lavoro. Venne predisposto un piano operativo di dettaglio e venne avviata questa attività. L'obiettivo principale, sintetizzato in questa slide, sostanzialmente era quello di, partendo da quello che già era presente nelle varie regioni e nelle varie agenzie, recuperare quanto di meglio le migliori pratiche già presenti in tanti documenti adottati e utilizzati nelle varie agenzie, per realizzare appunto una procedura
che fornisse in maniera condivisa un approccio metodologico per superare le varie criticità che si venivano a affrontare nell'ambito dei procedimenti di bonifica da parte delle agenzie in qualità di organo di controllo. Quindi questo era sostanzialmente l'obiettivo principale del gruppo di lavoro, quindi diciamo completare il lavoro fatto dal gruppo di lavoro che aveva visitato il documento nel 2014, fornendo delle indicazioni quanto più chiare e standardizzate possibile per arrivare alla produzione di un dato solido che potesse poi essere dato in pasto ed elaborato dalla procedura appunto validazione statistica, che si basava essenzialmente su un indice che era quello dell'errore normalizzato. Le fasi di attività previste nel piano operativo di dettaglio erano sostanzialmente queste che vedete qui elencate, quindi inizialmente predisporre un questionario da somministrare a tutte le agenzie per poter ricavare quante più informazioni possibili circa il modo di operare già in essere a livello nazionale, quindi un questionario che acquisisse informazioni in merito a procedure appunto già applicate per le validazioni, eventuali documenti di riferimento e un'elencazione delle criticità già note con cui ci si confrontava quotidianamente con l'attività ordinaria. Il questionario è stato trasmesso alla rete dei referenti, è stato approvato e quindi è stato appunto somministrato a tutte le agenzie che lo hanno compilato, diciamo quasi tutte, e hanno trasmesso una mole di informazioni molto preziosa al gruppo di lavoro. Quindi si è passati appunto alla quarta fase, che era quella di studio e di valutazione di tutto il materiale acquisito per individuare le tematiche da approfondire e predisporre quindi diciamo, l'ossatura, lo schema, l'indice della procedura che ci si accingeva a predisporre. Questa fase doveva poi concludersi con la stesura vera e propria dei capitoli, l'integrazione dei capitoli prodotti anche diciamo, da sottogruppi da parte del gruppo di lavoro, la stesura finale e la presentazione del documento alla rete dei referenti per l'approvazione definitiva. In realtà la stesura dei capitoli della procedura è stata fatta. Le ho segnate in grigio quelle fasi perché arrivati al momento della valutazione dei documenti acquisiti all'individuazione delle tematiche di approfondimento, il gruppo di lavoro ha cominciato a evidenziare tutta una serie di criticità appunto, e di temi che meritavano degli approfondimenti particolari e quindi per snellire e rendere insomma, un po' più efficace e razionale l'attività del gruppo si è organizzato in tre sottogruppi che sviluppassero delle tematiche specifiche appunto in modo da consentire poi di produrre tutto il materiale da integrare nel documento finale. Quindi si è costituito un sottogruppo che si è occupato delle attività di campo, un sottogruppo si deve occupare delle attività di collaudo e un sottogruppo 3 che aveva il compito di monitorare l'applicazione, se vogliamo sperimentale, della linea guida esitata appunto nel 2014 di validazione statistica dei dati analitici, perché già in quella sede alcuni colleghi che avevano cominciato a confrontarsi con quella metodologia avevano cominciato a trovare alcune difficoltà, difficoltà che probabilmente dovevano trovare soluzione nel lavoro del gruppo di lavoro 9, ma che in alcuni casi potevano essere legate anche alla metodologia stessa. Pertanto si è ritenuto di in parallelo attivare diciamo, questo processo di monitoraggio sulla applicabilità del metodo proposto dal gruppo di lavoro che ci aveva preceduto. Il sottogruppo 1 nel corso del 2016 ha sviluppato tutta una fase, tutta parte di documentazione relativa appunto alle attività di campo. Il sottogruppo 2 sta lavorando alle attività di collaudo, in realtà ancora non abbiamo esitato questa fase del lavoro. Il sottogruppo 3 ha fatto un lavoro decisamente approfondito e di confronto nell'applicazione della metodologia della linea guida
2014, che però ha evidenziato delle criticità di cui diremo alla fine, diciamo, di questa disamina. E quindi alla fine i risultati del sottogruppo 1 e del sottogruppo 3 sono stati integrati, diciamo, in un documento, in una bozza di documento proprio in questo mese di febbraio 2017, che sostanzialmente ha integrato nei primi 9 capitoli tutta la parte delle attività di campo, con i contributi anche diciamo, di diverse agenzie, in particolare ARPA Emilia, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Liguria, ARPA Lombardia, ARPA Piemonte, ARPA Veneto, diciamo, contributi decisamente sostanziali. Il sottogruppo 3, coordinato da ARPA Lombardia, ha fornito un documento che poi vedremo di esaminare un po' più nel dettaglio, in cui sono state evidenziate una serie di difficoltà. La prima parte del documento, che è articolata appunto in nove capitoli, è stato organizzato cercando di dare uno strumento, diciamo, quasi un compendio di informazioni per gestire tutta la procedura sin dall'inizio, quindi anche con una serie di richiami normativi e amministrativi, sicuramente scontati, diciamo, per gli operatori del settore, che però in qualche modo forniscono, diciamo, una scaletta di procedura sistematica, proprio per evitare di dimenticare qualche cosa per strada. Quindi sostanzialmente un capitolo dedicato alle definizioni, tutti i riferimenti normativi e tecnici attualmente esistenti, anche con riferimento ovviamente alle linee guida e a documenti esistenti presso presso le varie agenzie attualmente, diciamo, utilizzati, definizioni di ruoli e competenze dei vari soggetti che intervengono in tutto l'iter di bonifica, i richiami agli articoli fondamentali, quindi alle procedure ordinarie e alle procedure semplificate. Una seconda parte che richiama e descrive in dettaglio l'attività dell'organo di controllo, quindi dalla valutazione del piano di caratterizzazione ai controlli in campo, proprio delle indagini previste dal piano di caratterizzazione, l'approvazione degli esiti del piano di caratterizzazione, quindi con particolare riferimento al modello concettuale, come si diceva prima, che diciamo, in teoria si presenta, come dire, chiaro e semplice in tutti i suoi aspetti, quando in realtà è assolutamente complesso, fino all'espressione del parere definitivo sul progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza, il controllo in campo sulle attività di bonifica, le relazioni tecniche di collaudo, e questa parte in realtà poi verrà, diciamo, meglio integrata dal sottogruppo 2, e i monitoraggi successivi all'analisi di rischio, pervenendo appunto a un quadro poi sinottico di tutte le attività. La terza parte del documento, sviluppata sostanzialmente in due capitoli, il capitolo 8 e il capitolo 9, riguarda un po' proprio il cuore di quello che si diceva prima, cioè le metodologie per pervenire alla produzione di un dato come dire, con metodologie condivise e più robusto, per il prelievo di campioni di suolo, sottosuolo e materiali di riporto, per il capitolo 8, mentre per il capitolo 9 relativo al campionamento delle acque sotterranee. Nel capitolo 8 ovviamente sono state sviluppate tutte le varie fasi, quindi dalla descrizione dei materiali e delle apparecchiature necessarie, le operazioni preliminari, richiami ad accorgimenti importanti, diciamo, per evitare di fare errori, quindi che sono la decontaminazione delle attrezzature per il prelievo, le operazioni di perforazione, la stratificazione dei campioni e così via. La formazione del campione, la registrazione, le modalità di etichettatura, anche qui, diciamo, per evitare fraintendimenti e modalità condivise univoche a livello nazionale, preparazione del campione, conservazione e così via. Ancora
per quanto riguarda il protocollo per il campionamento delle acque sotterranee, anche qui diciamo, descrizione di materiali e apparecchiature, installazione dei pozzi di monitoraggio, operazioni preliminari, procedure di campionamento, definizione delle profondità, quindi tutte quelle operazioni necessarie appunto a procedere in maniera corretta. Era stata sviluppata anche tutta una parte relativa alle indagini geofisiche, che però si è deciso di stralciare e riportare in un appendice, diciamo, che può essere utile in una fase di consultazione, così come era stato sviluppato anche un capitolo 10 che era relativo, diciamo, alla problematica dei soil gas, che però appunto è stato stralciato perché è sviluppato da apposito gruppo di lavoro che, diciamo, probabilmente si è un po' avvantaggiato del lavoro fatto diciamo, dal nostro gruppo, ma che poi ha sviluppato il tutto in maniera decisamente specifica. In appendice 2 a questo documento che abbiamo realizzato ora, diciamo, a fine gennaio, è stato inserito le risultanze del sottogruppo 3 del gruppo di lavoro 9, che appunto si è occupato di verificare l'applicabilità delle linee guida sulla validazione dei dati analitici esitata nel 2014. Il gruppo di lavoro il sottogruppo ha fatto un lavoro davvero, davvero approfondito. Sono state raccolte diverse diciamo, set di dati analitici provenienti sia da laboratori privati che da laboratori terzi, relativi ad attività di indagine, sono stati appunto elaborati con il foglio di calcolo previsto dalle linee guida del 2014, che appunto ha evidenziato alcune criticità nell'applicabilità, poiché alcuni dati che mostravano, diciamo, coppie di dati che mostravano trend coerenti, quindi che potenzialmente validabili, risultavano sostanzialmente non validabili utilizzando l'indice normalizzato ECON-N, in cui è stato sostanzialmente individuato l'elemento di maggiore criticità. Il sottogruppo ha provato a formulare diciamo, una revisione del foglio di calcolo introducendo delle varianti rispetto al procedimento originale, provando a variare gli estremi degli intervalli entro cui effettuare, diciamo, applicare i criteri di validazione delle linee guida, e operando anche su alcuni parametri correttivi, quali appunto il grado di riempimento o lo scheletro. Però anche in questo caso diciamo, tante volte non si riusciva a pervenire a una corretta validazione, ad eccezione di alcuni casi in cui i valori delle concentrazioni rilevate dai laboratori risultassero sostanzialmente quasi tutti inferiori alle CSC. Per superare queste criticità il sottogruppo, come dire, non si è fermato, ma ha provato a esplorare, come dire, dei percorsi alternativi o a proporre dei criteri aggiuntivi integrativi, inserendo appunto dei test statistici parametrici e non, quale ad esempio il test di confronto di Bland-Altman, test dei segni, test della mediana e altri test di tipo statistico. Ha elaborato degli ulteriori fogli di calcolo per verificare la possibilità appunto di modificare metodologia iniziale per arrivare, diciamo, a un risultato più convincente, e il gruppo di lavoro sostanzialmente è pervenuto alla convinzione che il sistema di validazione dei dati non si dovesse vincolare in maniera molto rigida sin dall'inizio a una valutazione basata appunto sull'indice di normalità, bensì dovesse convergere verso una valutazione esperta, cioè che tenesse conto di tutto il contesto che portava alla determinazione al processo di validazione, e su questo, diciamo, però le agenzie che hanno partecipato al sottogruppo hanno tenuto a differenziare, diciamo, hanno declinato in maniera diversa, diciamo, le loro valutazioni sulla metodologia analitica di validazione, cercando sostanzialmente di recuperare quanto più possibile del lavoro fatto dal gruppo precedente. Quindi alla fine, diciamo, questi differenti punti di vista sono stati sintetizzati in diciamo, due percorsi di revisione della procedura,
che sono rappresentati sostanzialmente in questo diagramma di flusso, per cui se è possibile applicare la metodologia originale si procede con la metodologia appunto del 2014, altrimenti vengono introdotti dei passi, dei passaggi alternativi basati appunto su indici statistici, su test statistici differenti. In realtà che cosa possiamo osservare, diciamo, alla fine di tutto questo, di questo lavoro? Alcuni di questi test statistici che sono stati ripresi in considerazione dal sottogruppo 3, in realtà erano, cioè, andando a prendere diciamo, gli atti del lavoro del gruppo del 2014, questi test erano stati presi in considerazione e in qualche modo era stata giustificata la difficile applicabilità di questi test. Un'altra considerazione che viene da fare è che probabilmente come dire, si è voluti andare un po' avanti, nel senso che la metodologia è stata applicata su set di dati che in realtà non erano il frutto del lavoro che stava facendo il gruppo 9, cioè di pervenire a dati prodotti con metodologie assolutamente standardizzate. Quindi forse la non applicabilità del metodo non è legata, non è intrinseca, diciamo, nel metodo, ma probabilmente anche ai set di dati. Vedo la collega, diciamo, che scuote un po' la testa, cioè, non è convintissima di questo, no, ma infatti questa, diciamo, era diciamo, le considerazioni di fondo, per cui la proposta per cercare di portare a compimento il lavoro è quella di definire e approvare i protocolli di campionamento, diciamo, in tempi brevi. Ritengo che il documento sia ormai abbastanza maturo per poterlo, diciamo, portare a conclusione in tempi rapidi, sperimentare questi protocolli e ottenere dei set di dati da dare in pasto alla procedura del 2014 per eliminare eventualmente questo dubbio. E in ogni caso, visto che alcune delle considerazioni che ha fatto il sottogruppo 3 ripercorrono un po' dei passaggi che sono stati fatti dal gruppo che ci ha preceduto, ritengo, diciamo, assolutamente necessario fare tesoro dell'esperienza dei colleghi che ci hanno già lavorato, quindi attivare rapidamente, diciamo, e fare confluire queste considerazioni nell'attività del gruppo di lavoro precedente per risolvere, diciamo, momento di incertezza. Il gruppo, devo dire, di lavoro ha collaborato tutto attivamente, è anche diventato un po' più numeroso, diciamo, io l'ho voluto riportare alla fine tutto in questa slide. Niente, ci tenevo semplicemente a ringraziare personalmente i colleghi di ARPA Sicilia che mi hanno collaborato nella redazione, diciamo, del documento esitato dal sottogruppo 1, in particolare Silvana Bifulco e Marcello Farina, che hanno curato, cioè hanno messo insieme tutti i documenti che le agenzie hanno mandato, hanno fatto un'analisi veramente preziosa e hanno proposto, diciamo, il documento che è in corso di valutazione. Vi ringrazio. Grazie.